C'è stato un caso di un'insegnante che si è sentita male, non si sapeva se fosse o meno positiva, non si sa ancora adesso, a distanza di 2 settimane è emersa la positività di un alunno. Questo crea complicazioni notevoli per voi amministratori pubblici. Sì, assolutamente sì, è la problematica più grande che stiamo affrontando sia come amministrazione comunale che le stesse dirigenti scolastiche. Il problema è uno solo, il riconoscimento dei tamponi privati al pari dei tamponi effettuati dalla ASL e dal sistema pubblico. Perché cosa accade? In questi giorni, davanti a possibili sintomi, davanti a possibili situazioni di contatto con pazienti positivi, davanti a situazioni che potremmo definire borderline, c'è un ritardo nel tracciamento, c'è un ritardo nel sottoporre a tamponi. Questo comporta che inevitabilmente le famiglie, per sentirsi più sicure laddove possono, si rivolgono ad istituti privati, sottopongono i propri figli o loro stessi a tampone privato, però poi quel tampone non viene riconosciuto. Le dirigenti si trovano impossibilitate a mettere in campo qualsiasi tipo di strumento, che fosse la sospensione dell'attività didattica, il ricorso alla DAD o qualsiasi altro intervento in materia. Si arriva sempre con un risultato che tardivo rispetto alla scoperta dei sintomi piuttosto che alla scoperta di una reale positività al virus. Questo non è tollerabile. Io so che la dirigente scolastica si sta muovendo, così come tutte quante le colleghe, per intervenire, sanificare e igienizzare tutti quei luoghi che possono essere stati luoghi di contatto. Dopodiché si tratta di ricostruire il tracciamento, si tratta di ricostruire da quanto questa docente è fuori dal servizio. Si tratta un attimo di capire qual è la reale situazione, oltre che di attendere il tampone definitivo a questo punto. Però, ripeto, comunque sia, comunque vada, o si sono persi dei giorni di scuola, oppure in alternativa si è intervenuti in ritardo. Questo non è riconducibile né all'amministrazione né alla dirigenza scolastica, le quali ieri sono stati concordi con l'amministrazione nel sottolineare come in questo momento serve un'accelerazione da parte dell'ASL e della Regione stessa.